Una donna anziana, dallo sguardo indecifrabile, osserva di sottecchi un particolare non visibile agli occhi dello spettatore. Il viso pallido ed emaciato della vecchiaia era chiuso in una cuffietta bianca. L'abito che indossa è grigio, costituito da molte strisce di tessuto che formano un triangolo e lo cingono come una camiciola. Avvicinandoci alla tela possiamo osservare le pennellate che l'artista si è premurato di lasciare visibili. Géricault non si preoccupa affatto di levigare i lineamenti del ritratto, poiché tramite esso l'artista cerca soprattutto di trasmettere una sensazione. Eccoci di fronte a una donna che esprime con straordinaria efficacia tutto il suo dolore e tutta la sua insensatezza. Il ritratto è, come di tradizione in pittura, il genere che esalta l'individuo. Di fronte alla follia che provoca turbamento e timore, Théodore Géricault porta avanti una ricerca di verità che va oltre questi criteri. In questo caso si tratta di mostrare, senza troppi indugi, il viso di una donna alienata. Questa figura è uno dei 10 ritratti dipinti da Géricault intorno al 1822, dei quali restano oggi soltanto 5 esemplari sparsi nel mondo, raffiguranti immagini di persone malate di mente. L'origine di questo lavoro può essere forse fatta risalire all'amicizia che lega l'artista al dottor Georget, primario del reparto psichiatrico presso l'ospedale Salpêtrière di Parigi, autore di una tesi sulle cause della follia. Georget fa quindi parte della schiera di medici all'origine dei profondi mutamenti nel modo di considerare la pazzia agli esordi del XIX secolo. Géricault ha avuto, come si ritiene oggi, la possibilità di prendere come modelli uomini e donne internati in quel reparto? Qualunque sia la risposta, questo viso, straordinariamente presente, provoca turbamento e inquietudine.